Perché Giorgia, cioè, mi ha detto che li scrivevi più del solito. Ma stai scherzando? No, sono serio. No, cioè, sei serio? Cioè, adesso Giorgia si trova in una situazione brutta. Sembra un po' la solita frase che mi dici sempre ogni volta che ti dico: Zain, dai, basta, ok? E poi ricominci. Ma Zain, ma qual è il problema? Ma, cioè, va bene, non no, comunque non l'ho scritto, perché non l'ho scritto. Devi star lì a negare. Ma non l'ho scritto, ma oh, ma non l'ho scritto, ma che cazzo dici? Non l'ho scritto. Cosa? Ancora non hai messo like e soprattutto non usi il codice creatore dello amigos nel negozio. Bene, spero ti sia chiaro. Allora ragazzi, il video di oggi è uno scherzo. Mi devo vendicare di ZenSG. Ho aspettato un po' di giorni. Anzi, credo che sia passata più di una settimana da quando mi ha fatto lo scherzo. Ma se no, non era credibile. Perciò ragazzi, voglio che tutti quanti lasciate un bel like. Arriviamo a 35.000 like e faccio un altro scherzo a qualcun altro del team. Ragazzi, prima di partire una cosa importantissima. Sapete che il 24, 25, 26 ci sarà il torneo la Zota Cup 11 Monkeys Edition. Un torneo in trio con in palio 3.000 euro, schede video, un sacco di roba. Quindi se volete partecipare, qua sotto in descrizione trovate il link per iscrivervi voi e i vostri compagni. Mi raccomando, maggiori di 16 anni. E ovviamente ragazzi, tutti quanti iscrivetevi, che dobbiamo arrivare a 800.000 iscritti. Quindi forza forza forza, se non sei iscritto iscriviti. Io non voglio perdere tempo perché quello che stiamo per combinare io e Giorgia Zain sarà epico da registrare. Ah, seguite Giorgia su Instagram, link qua sotto in descrizione. Perciò partiamo, mettetevi super super comodi, prendete la vostra Coca-Cola, popcorn e come sempre, ora sì, let's go. Giorgia? Sì? Ascoltami, dobbiamo fare uno scherzo Zain. Ce la sto preparando da un po' ed oggi è il giorno. Mi servi tu? Okay. Perché lo scherzo sarà tipo che lui ci ha provato con te. Te mi hai detto determinate cose, che ti ha scritto, che ci prova spudoratamente. Dopodiché magari ce la faccio venire qua su TS. Io ti scrivo quando entrare, tu entri. Ok, devo confermare in pratica e tu confermi, sì sì, li dici. Sì, okay. Zain, c'è questi messaggi qua di là. Poi io gli dico appunto che non lo so, per queste cose lo devo sospendere, cacciare dal team e vediamo come così, reagisce. Sì, ah, sì, okay, sì, sì, okay. E vediamo come reagisce. Quindi, ragazzi, mi raccomando, 35.000 like e facciamo un altro scherzo a qualcuno del team. Oh, ci sei? Aspetta, scendi, aspetta, guarda come sto, dimmi. Scendi, ah, ti sei già tu fa? Vai, sì, gatto, grillo. Aspetta un secondo, adesso ti dico, è tutto quello che ti devo dire, solo che inizia un po' così. Ma dai, ma pensate qui. Sono di sopra, mi sta pushando. Ecco il piccone, la comando. Ha 30 di vita. L'altro c'ha 60 di vita, 40. L'altro sta, è lì sopra. Wow, wow. Ma te l'ho detto, mi ha ucciso anche a me, te giù. Indovina dove gioca, da pad, ma è normale. Comunque, Zain, allora, la questione è questa. A parte che ci devono organizzare bene per il torneo. Bisogna, insomma, vedere cosa facciamo questi tre giorni. Le foto, mi devi dire a che ora vieni su e ci organizziamo. Ma c'è una questione un pelino un po' più, diciamo, importante, ecco. Ma che in realtà ne potevamo parlare anche prima, secondo me. Ovvero? Nel senso, adesso non vorrei metterti un attimo a disagio, eccetera, perché... Allora, ti dico così, Zain, se c'è qualcuno nel team, o comunque nel nostro gruppo, eccetera, cioè, che ti piace, ma lo sai che basta che me lo dici. Cos'è che hai detto? Ho detto che se c'è nel gruppo o qualcuno, cioè qualche ragazza che ti interessa, basta che me lo dici, ma soprattutto se è nel team. Perché se poi io vengo a sapere le cose dagli altri... Capisci che è lì che nasce il problema. Che ragazzo c'è nel team? C'è Giorgia e basta. Sto parlando di Giorgia. Cioè, nel senso, se ti interessa Giorgia, eccetera, cioè, magari me lo dici prima, capito? Al posto che magari fai le cose di testa tua e le cose si possono complicare come si sono complicate un pochino adesso. Io non sto capendo in che senso. Perché Giorgia, cioè, mi ha detto appunto che in questo periodo li scrivevi più del solito. Cioè sì. Cioè, racconta. Mi ha fatto vedere anche qualche messaggio. Cioè, ci sta che li scrivi, però diciamo che il livello in cui li scrivi si vede proprio che c'è interesse. Quindi lei mi ha detto che si sente un po' a disagio, un po' in imbarazzo, perché comunque, cioè, da parte sua sei un amico. Ma stai scherzando? No, sono serio. No, cioè, sei serio? Te lo giuro, aspetta che uccido questa. Senti, se muoio fa niente, parliamo, perché sennò poi devi andare a mangiare. Aspetta un secondo, che non riesco a concentrarmi in robe serie mentre c'è questa roba qui. Io mo scrivo a Giorgia. Cos'è che gli hai detto, che ti ha detto? Mi ha detto e soprattutto mi ha fatto vedere, cioè, perché se me lo diceva, ok, però mi ha fatto pure vedere i messaggi che gli scrivevi.
Cioè che l'hai scritto fino a ieri, eh. A parte che ieri era sabato e non sono sicuro che non ci ho parlato con Giorgia. Tu sei sicuro che l'ho scritto ieri? Bro. Il messaggio era di ieri. Di ieri? Sì. Non so che cosa stai dicendo, Los. Aspetta che li scrivo, perché aspetta. Allora, lei mi ha fatto vedere un po' di messaggi. Il tuo messaggio era di ieri. Cioè, dove gli scrivevi... Dai, Giorgia, quando vieni su a Milano, ci andiamo a bere qualcosa solo io e te, così siamo più tranquilli. Cioè, capito? Questo cosa mi rappresenta. Cazzo dici? Cioè, nel senso, ma fa niente. Non è che... Il problema non è questo. Cioè, ci sta. Ti interessa una persona, ci sta. Ma parlamene. Raga, mi muto un attimo. Mi fa morire la sua reaction. Che lui non capisce, non sta capendo niente. Io glielo sto dicendo proprio serio. L'ho scritto. Sto dicendo io perché appunto lei capisci che si trova in una posizione di imbarazzo. Cioè, cosa ti deve dire a te? È venuto a dirlo da me apposta per evitare problemi, poterne parlare e risolvere prima. Vabbè, adesso vedo che mi dici, perché io non l'ho scritto, Los. E ripeto, non, cioè, non è tanto il problema. Anche se fosse, cioè, se ti interessa, basta che me ne parli prima, così evitiamo situazioni di imbarazzo. Cioè. Aspettiamo che mi risponda. Vabbè, aspetta, le scrivo di venire qua in chiamata. Aspetta un secondo, che qua non ci stiamo capendo. Vabbè, ma anche se fosse, qual è il problema? E allora, il problema, ci sa- qual è? Il problema qual è? La tua ragazza, non so capire. No, cioè, io non l'ho scritto, però anche se fosse, appunto, qual è il problema? Appunto, non ci sarebbe nessun problema. Il problema è che capite che quando una ti dice di no, ti fa capire che non gli interessi, cioè inutile. Ma non ci ho scritto, ma che cazzo dici? Non ci ho scritto, ma ti svegli. Non ci ho scritto, cioè, aspetta un secondo, mo li scrivo e gli dico di venire qua. L'ho scritto pure io, non mi ha ancora visualizzato però. Raga, sto morendo, io raga. Non sto capendo qua. Devo concentrarmi, è difficile non ridere. Eccolo. Raga, Giorgia? Giorgia? Sì, che succede? Allora, Giorgia, ho parlato con te un attimo della situazione. Ah, che okay, di cui mi avevi parlato. Che senso, ok, Giorgia? Sì, no, ho parlato con Loss perché mi sembrava giusto farlo. Cioè, ci sta, cioè, capisci che ci sta, è normale prendersi una cotta e tutto. Ma okay. Che? Sto capendo, però, ragazzi. No, Zane, davvero, cioè, fate scherzo. Ti metti in una situazione okay, all'interno del team. È uno scherzo. Zane, cioè, anche le cose che mi scrivi, senza offesa, però sono un po' da... Da ragazzino, capisci che ma... io con te devo tenere un dialogo alla fine per quanto riguarda il lavoro. Non riesco, mi sono mutato. Non sto riesco. Capendo io, ragazzi. Loss, avete sbagliato persona, fidati. Bene, ho pure mandato le chat a Loss perché era un attimo. E io le ho viste, capito? Cioè, non è che stiamo parlando qui che Giorgia voleva farti uno scherzo e mi dice le cose. Cioè, li ho visti i messaggi. Cioè, io non c'ho nulla contro di te, Zane, però questa cosa qui portata... all'eccesso porta compromessi all'interno del team, capisci? Cioè, se una non ci sta, basta, molla la gente. Allora, io non l'ho scritto. Fammi vedere le chat, Giorgia, mandami gli screen. Giorgia. Mandali tu, Loss, che io l'ho già eliminati. Ma che screen, ma che mi... Loi. Allora, io a meno che Giorgia che ti abbia scritto da ubriaco e non me lo ricordo. Vabbè, ecco. No. Mattina vabbè. Mi scrivi ubriaco, cacchio è? Vedi no. Alle 8 del mattino, tu. No, allora no. È impossibile, Giorgia. Vabbè, ma allora stiamo parlando senza Giorgia, quindi Giorgia. Oh mio Dio, ragazzi. Parliamo un attimo seriamente. Lascia stare che magari ti stai imbarazzando e ma... cioè, capito? No, non sto capendo. Capisco, è una situazione un po' così. Però, cioè, lo sai che no problem con me, ne possiamo parlare, se no apposta qui. Oh, cioè... io sinceramente però Loss, così mi sento veramente tanto in imbarazzo. Cioè, non riesco. Lo so, per quello lì. Cosa, capito? Cioè, se io devo scrivergli qualcosa di importante, cioè, poi lui mi risponde con le frecciatine, le cose da bambino, io non ci riesco così. No, certo, per quello che gli ho parlato, cioè l'ho portato qui a parlarne perché... Io non ci sto capendo un cazzo, ragazzi. Mi sa che qui chi ha bevuto siete voi. Honestly, sì, cioè, lo so che ti piace Giorgia. Te lo giuro su mia madre che non l'ho scritto. Te lo giuro su mia madre che non l'ho scritto. I bambini giurano sulla mamma. Bro, ti giuro che non l'ho scritto. Mo ti dico l'ultima cosa che l'ho scritto. Aspetta un attimo, mo vado alla chat. Mo apro la chat con Giorgia, aspetta un attimo. Vabbè, mo l'ho scritto, no, e non hai visualizzato di venire qua in chiamata. Però l'ultima cosa che ti ho scritto era... Oh, eccola qua, l'ho trovato io, tranquillo, l'ho trovato io. Qua che mi dici, quando siamo a Milano andiamo a berci qualcosa insieme per stare più tranquilli. Vedi, la questione è una cosa è amicizia. Poi c'è quei messaggi che è chiaro che ci stai provando. Capito, cioè nel senso, ma ti vengo tranquillamente, però... Io non l'ho scritto nulla, lo so. No, fidati, non ho scritto nulla. Sto guardando la chat, non l'ho scritto nulla. Allora, a parte che su WhatsApp io non cancello le chat. Ma se, ma qual è il problema? Ma cioè, va bene, non no, comunque non l'ho scritto. Perché non l'ho scritto. Devi star lì a negare. Ma non l'ho scritto. Ma non l'ho scritto. Ma che cazzo dici? Non l'ho scritto. Visto quando la chat con lei, l'ultima cosa di cui abbiamo parlato era di una live che abbiamo fatto su Twitch. Raga, ovviamente io ho già preparato i messaggi con Photoshop e tutto. E glielo giriamo. Ma è impossibile, ti giuro che. Io non l'ho scritto alle 10 di mattina. È impossibile. Il messaggio è quello. Cioè, nel senso. È impossibile. Vabbè, ma lascia stare, ok, va bene. Ti sto solo chiedendo che se ti piace
qualche ragazza del team o del nostro giro, me ne parli. Magari io ti dico, guarda, sì, ci può essere una possibilità o no, per evitare imbarazzi, eccetera. Ma non stressarle più di tanto, cioè, se capisci che non ci stanno, non ci stanno. A parte che te, io lo sai che con te ti parlo spesso di ragazze, eccetera. Ma non, cioè, ma appunto per quello, ma cioè, appunto per quello, cioè, di Giorgia me lo dici. Poi, raga, ve lo dico sempre, quando sono in live, scrivetemi proprio se dovete dirmi delle cose importanti, ok? Ma arrivano le notifiche di Zane con i messaggini mentre sono in live, capisci che non è... È quello il problema, Zane, è quello che c'è. Scrivimi le cose importanti, non per cosa ci prendiamo da bere a Milano, cioè, capito? Boh, ragazzi, io non sto capendo. Io la chat la vedo e, boh, ti dico, è photoshoppata. Cioè, io... Allora, tu mettiti un attimo nella mia posizione. Io cosa dovrei fare adesso con una situazione così? Cioè, Scialla, niente, tanto Giorgia è tranquilla, tutto come prima, non c'è nulla. Non so se ti ho scritto, no. Non so che dirti, mi dissocio. Che ti devo dire? Cioè, adesso Giorgia si trova in una situazione brutta. Sembra un po' la solita frase che mi dici sempre ogni volta che ti dico, Zane, dai, basta, ok? E poi ricominci. No, ragazzi. Capisci, Zane? No, c'è qualcosa che non va. Sì, non l'ho scritto. Non so che dice. Cioè, poi Giorgio non so cosa sta dicendo. Oh, il messaggio è quello. Cioè, poi è chiaro perché comunque... Cioè, lo so che ti piace Giorgia. Allora, adesso io vedo che cosa ho fatto sabato mattina alle 10 e ti dico, perché io alle 10 di mattina di sicuro non ero a scrivere a Giorgia. Adesso perché c'è il torneo e non è che posso... Non possiamo fare chissà che cosa. Però, per dare anche l'esempio, io... Cioè, un provvedimento su di te lo devo prendere, Zen. Cioè, devo sospenderti almeno una settimana. Far capire che queste cose... Va bene che siamo amici, che ci sono ragazze, bla bla. Però non bisogna esagerare, nel senso, cioè, se una... capisci che non gli interessa, eccetera, finisce lì, perché è stressare. Poi, cioè, si parla di lavoro adesso. Giorgia? Sì. Ma sei d'accordo? Io... Cioè, mi dispiace, però concordo, capito? Cioè, se non lo capisci con le buone, bisogna andare con le cattive. Io più che dirtelo, cioè, sono dovuta andare a dirlo a Los, capito? Non l'avrei voluto fare per tuo rispetto. Però mi hai messo in una situazione un po', cioè, di disagio, di imbarazzo, Zain. Cioè, mentre sono in live, penso sia una cosa importante, apro e leggo alla mattina, sei il primo pensiero che mi sveglia. Cioè... Che cazzo di raga? Allora, mi state prendendo per il culo. Raga, è impossibile. Los, è uno scherzo. Sì, dai, fai il serio. No, sei uno scherzo, ma ti svegli. Los, ma che cazzo dici? Non l'ho scritto. Vabbè, niente, quel ZNSG che è i discorsi che comunque mi facevi, che capivo che un po' ti interessava, cos'è? Cioè, se capivo che non ti interessava, non ti dicevo niente, ma siccome so che... Allora, l'unica cosa che ho detto su Giorgia è che era una bella ragazza. Appunto, poi escono fuori questi discorsi, capisci che... Vabbè, sì, ma a me basta che mi dici... Allora, a me basta che comprendi la situazione, capisci gli errori. Cioè, io prendo i provvedimenti, ti sospendo per una settimana e poi si torna come prima. Ma è giusto per capire la situazione, così... Con sospensione cosa vuol dire? Cioè, cosa stiamo dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma cosa vuol dire sospensione per una settimana? Ma cosa... Ma io non lo so. E quindi non devo venire... Non vengo a Milano? No, perché... Cioè, almeno una settimana, ripartiamo dopo le vacanze. Cioè, ti fai un attimo un esame di coscienza, capisci gli errori. Boh, vabbè. Io... Boh, non so che cosa dirti, boh. Vabbè, dai, raga, non ce la faccio più, Zane, ovviamente. Dai, Zane, ti offro qualcosa. Non ci credo. No, non ci credo. Ma io, allora, io, ragazzi, vi giuro che mi stavo spaventando, perché ho detto, io alle 10 di mattina non posso essere ubriaco. Mi scrivi come un ragazzino. Io lo stavo capendo. Sei il primo pensiero della mattina. Io ero confusissimo, perché, boh, non stavo capendo. Dai, dillo che ti piace Giorgio, ammetti, no? Domani sul canale, Zane. Niente. Domani. Quindi, quindi stai veramente registrando? Sì. E niente. Raga, lasciate un mi piace. A 50.000 li faccio uno scherzo. Allora, quindi adesso siamo tutti a posto. Tu me ne devi Ok. Raga, allora 50.000 like. Allora li faccio uno di quegli scherzi che volendo o non volendo se lo becca a Milano. Io adesso starò attento. Posso partecipare anch'io, però. Tranquilla, facciamo un bel gli bruciamo uno scherzo epico. Raga, 50.000 like, li entro in casa. Ce l'abbiamo fatta. Prendi qualcosa da bere con Zane quando per sei forza, per forza, dai. E nada, ragazzi, noi ci vediamo in un altro video, sempre qua sul canale. Seguite Giorgia su Instagram, Zane nel suo canale. Fate così, bravi. Via, ragazzi.